In sintesi, quindi, se io voglio dedicare delle risorse a una parte della popolazione che ne ha bisogno, io devo quindi, nella sequenza, classificare, quindi individuare, e dopo che ho classificato, poter dare un nome, una definizione a quelle aree, a quei segmenti di popolazione che hanno bisogno di un sostegno, pianificare, erogare, progettare e valutare le ricadute. Questa va fatta rigidamente in questa sequenza. Sembra che io dico delle cose banali, ma guardate, non lo è. Perché, credetemi, tantissimi interventi si fanno in assenza di questi, di alcuni o addirittura di tutti questi elementi, ma semplicemente spesso si spende sulla base perché sulla base della spinta politica o del fatto che ci sono i soldi e che vanno spesi o sulla base del fatto che una parte di popolazione reclama urgentemente delle risorse e riesce ad avere la forza e la leva per poter chiedere quegli interventi e quelle risorse. E che non è detto che siano, diciamo, efficaci per migliorare la qualità della vita, perché se non sono progettati quegli interventi in modo appropriato, eccetera, è inutile che mi ripeto, può darsi che quelle risorse poi alla fine risultano del tutto inefficaci.